Oggi mi sono svegliato con un'estrema sensazione e voglia di distruzione verso gli dèi. Quali dèi è indifferente, l'importante è che la rabbia sia rivolta verso loro. Oggi è sabato, quindi buon sabato, buon weekend, buon tutto, buon Natale se non ci dovessimo rivedere prima di Natale, buon Capodanno, eccetera, eccetera. Neanche vi dico che video è, che già vi chiedo dei like. Arriviamo a 10.000 like per sostenere sempre questo meraviglioso secondo canale che sta andando sempre meglio. Vi ringrazio, merito vostro, anche un po' merito mio, ma diciamo che anche vostro, così, no? Vorrei chiedervi una cosa nei commenti e poi capirete nel corso del video perché. Qual è la cosa più stupida che avete letto su internet? Fatemelo sapere nei commenti. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio secondo canale. Oggi video un po' particolare, piccolo esperimento. È sabato, sto in pigiama, non mi dovete cagare cazzo. Vi voglio raccontare una storia, ma mentre gioco a God of War. Perché mentre gioco a God of War? Perché sto giocando a God of War. Mi piace molto God of War per ora. E quindi ci tenevo a raccontarvi questa storia mentre giochiamo. Sti cazzi, almeno c'avete uno sfondo oltre la mia meravigliosa faccia. Altrimenti dovrei fare il video così, che secondo me sarebbe una visione addirittura migliore di vedere la mia faccia, però va bene. Quello che vorrei fare oggi è raccontarvi appunto questa piccola storia, perché sono rimasto stupito del fatto di quanto le persone possano essere rincoglionite. Prima di tutto vi dico che non farò una missione principale, farò una missione secondaria per cazzeggiare, non andrò avanti nel let's play, non è un walkthrough, nel senso che però se questo piccolo format vi piace, possiamo tenerlo, non sempre con God of War, ma magari con giochi diversi in cui chiacchieriamo, giochiamo totalmente sconnessi dal mondo, mentre voi fate un bel cannone grosso così. E io vi racconto questa piccola storiella. Non sono andato molto avanti in realtà con il videogame, cioè come vedete la mia situazione è all'incirca questa. Cercherò di non spoilerarvi niente, ma se beccate degli spoiler, regà, è un cazzo di gioco, è impossibile videogiocarlo senza spoiler. Sono appena arrivato a Niflheim, credo si dica. Prima di tutto vi dico, questo gioco mi sta piacendo veramente tantissimo. Addestramento Draugr. L'arena di allenamento ti permette di provare a affinare le tue abilità in combattimento. Nell'arena di salute infinita ricariche accelerate. Nell'arena non puoi ottenere XP. E a che serve? Dai, io volevo fare una secondaria. Non volevo andare subito nel mondo degli elfi. Perché allora qui c'è questa roba che è il. Questo è solo per i. Fottiti. Vabbè, andiamo dagli elfi. Sì, che te devo dire. Devo fare gli elfi. Andiamo dagli elfi. Stai zitto! Allora, oggi siamo qui perché mi è successa una cosa, secondo me, abbastanza divertente di cui vorrei parlarvi. L'altro giorno sono andato a vedermi Inter Bologna. E intanto andiamo da sti cazzo d'elfi. L'altro giorno mi sono andato a vedere Inter Bologna allo stadio insieme a Sony proprio per God of War. C'era questo piccolo evento di God of War e Sony mi aveva invitato, quindi sono andato a vedermi la partita. Lo stronda! Sei proprio uno stronda se non metti like. Oh. Fatemi arrivare un attimo ad Alfheim. Oh, il segreto di Groa. Oh, sembra un bel luogo, Alfheim. Oh, lo stronda. Siete tutti stronda. Ok, sembra gigantesco questo Alfheim. Va bene, va bene. Vado allo stadio a vedermi Inter Bologna e durante la punizione di Di Marco del gol, se non mi ricordo male, del 2-1, faccio un video inquadrando e dico, regà, a me mi è già arrivata la notifica. Già so che segna. Come faccio? Cioè, lo spoilero? Che devo fare? Caso vuole che Di Marco fa go. Di Marco fa go un secondo e mezzo dopo che io l'ho inquadrato per dire mo fa go. Metto il TikTok, a parte che su TikTok dovete seguirmi. Mi chiamo Non Sono Dread, però so io. TikTok me lo leva perché, boh, ho scoperto che la Serie A ha il copyright sulle tutte le immagini allo stadio. Anche che tu fai un video con il tuo telefonino. Telefonino, da quant'è che non sentivo sta parola? Anche che non fai il video con il tuo smartphone. La Serie A purtroppo ha i diritti su veramente qualsiasi cosa. Quindi se tu fai un video allo stadio col telefono, lo metti su Instagram, hanno il copyright e te lo levano. Instagram però non me l'ha levato perché Instagram è più furbo e non gliene frega un cazzo. Dopo un po' il video diventa virale. Per virale intendo che su TikTok aveva fatto 1.200.000 views in 8 ore. Su Instagram è un po' più lento perché purtroppo Instagram non funziona come funziona TikTok, se no saremmo tutti famosissimi, purtroppo. Me cominciano ad arrivare i commenti, sì. Inizialmente tranquilli, quindi commenti tipo: ma com'è possibile che ti arriva la notifica? Quindi gente dubbiosa, ok? La parabola è stata gente che capisce l'ironia, gente che non la capisce più, ruota sempre di più fino a gente dubbiosa. Scusatemi, ve li devo leggere alcuni. Come fai a sapere che segna se sei allo stadio che è in live? Non te può arrivare la notifica prima del live. Che cazzo dici? Che app è? Commento che stuzzica, no? Commento che vuole dare fastidio. Ti è arrivata anche la notifica del voto al tuffo di Lautaro? Da dove ti è arrivata? Dalla FIGC tre puntini AIA? Sono confuso. Come fa ad arrivare una notifica del gol se sei in live? Purtroppo un commento è stato eliminato perché mi sa che sei accorto della cazzata che ha scritto. Ma ve lo
ve lo dico, che me lo ricordo, perché non lo dimenticherò mai. Sotto questo video un tizio mi commenta con: la gente come te non dovrebbe proprio entrare allo stadio. Se io fossi stato il tuo vicino di posto, mi sarei arrabbiato tantissimo. Determinate volte penso che per internet ci sia bisogno di un patentino, perché non è possibile che sia un mondo libero. Secondo me avremmo bisogno di un controllo degli utenti, perché non è possibile che la gente è così scema. Perché voi direte: ma sti cazzi, Dreddo, nel meme, vivi il meme. Certo, io vivo gigantescamente il meme, cioè sono il re di vivere il meme, ok? Che sta cosa viola? Oh, Purple Rain? Rocce scintillanti, secondo me le puoi far saltare in aria, frate. Rifletti il lancio dell'ascia, l'indicatore del riflesso cambia colore quando si trova in linea con un bersaglio. Dove sta la mia ascia? No, ma che dici? Ma guarda qua, ma che dici? Ma sì, ma sono il re. Dicevo, voi mi direte: Dreddo, sti cazzi. Cioè, nel senso, vivi il meme, no? Io vivo gigantescamente il meme. Il problema è che se le persone credono realmente a questa cosa, cioè credono realmente che a me sia arrivata una cazzo di notifica mentre ero allo stadio, che fa già ridere così. Pensa a quante cose possono credere. Pensa a quante cazzate. Ma che mi appoggia? Il cazzo in faccia, stupido. Pensa a quante cacate possono credere quando le leggono su internet. E infatti ho pensato: cazzo, allora capisco perché l'Italia sia uno dei paesi. Oh, ma dato cazzo sei uscito? Ecco perché l'Italia... Oh merda, frate, ti è esploso in faccia. Ma sei proprio stupido. Ecco perché l'Italia è uno dei paesi in cui si crede di più alle fake news. Secondo me questa è una problematica gigante, perché a me capita molto spesso che la gente magari non capisca bene quello che dicono, perché l'ironia è comunque soggettiva, no? Quindi se io faccio una battuta sul nazismo, ci può stare che un nipote di un sopravvissuto del nazismo mi dica: bro, non si scherza su queste cose. Non mi lamento. Ma frate, io ti ho appena detto che sono allo stadio, seduto allo stadio, e mi è appena arrivata una notifica che mi dice che segna Di Marco. È favoloso. Poi comunque sì, incredibile. Io c'ho Oh, chi è questa? Frate, aspetta un attimo, che è matta. Ah no, ho sbagliato arma, ecco perché. Ah no, vabbè, gli spappolo la faccia. Pensavo fosse molto più forte. Guarda come vola la troia. I commenti che mi sono arrivati, ragazzi, sono scandalosi. Cioè, quelli che vi ho letto sono, secondo me, scandalosi. Fanno proprio capire in che società viviamo, sì. Sono rimasto veramente stupito da questa roba, raga. Ma veramente tantissimo. Io gigante. Madonna, di questo gioco mi piacciono molto queste ambientazioni giganti. Io sono il fan numero uno di Shadow of the Colossus. Quindi quando vedo una cosa gigante devo succhiare. Devo... Mi piace, insomma. Vabbè, comunque apriamo sto cazzo de portone. Mi sa che modemo fa botte col gigantesco gigante dei giganti, più gigante che i giganti abbiano mai creato nel pianeta dei giganti. Brava Teresa, ingenio. Complimenti. Entriamo, che te devo dire? Sono basito da questa cosa. A me, come ho detto, capita molto spesso di leggere dei commenti stupidi su internet, anche sotto i miei post, sotto... La fica, la regina degli elfi. Tempio della luce. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Oh, come non sono sempre stati divisi in chiari e scuri? Erano d'oro. La soluzione non è essere bianchi, non è essere neri, è essere dorati, frate. Perché non cerchiamo di evolverci in modo tale che poi la nostra pelle diventa oro? Madonna, no, questi puzzle mi fanno impazzire, cazzo. Ridammi il martello di Dio, che è un'ascia poi. Comunque vi aggiornerò nel caso in cui io riesca a risentire cose del genere su internet, così tanto stupide da doverci fare per forza un video. Anzi, io in realtà un'altra storia già ce l'ho, che però è contro la polizia locale, però ve la racconterò in un'altra, se questo video arriva a 10.000 like vi racconterò la mia disavventura contro la polizia locale di Milano. Bisogna stare attenti a tu, guarda qui. Wow, questo è il classico gioco che dici: finalmente in gioco per la play, frate. Questo è un gioco che quando mi chiederanno a che gioco hai giocato per la play, God of War, frate. Oh, completamente impazzito. No, il lago delle anime è incazzato. Ah, qui ci sono i morti. Il fondo del pozzo di luce è il lago. Il fondo del... Quindi la luce, sì, sono le anime. Bellissima questa mitologia, cazzo. Dovrebbero rifare. Cioè, avete mai giocato a Hercules per la Play 1? Sony, ma perché non fai gioco di Hercules come quello della Play 1? Perché ancora non hanno fatto un remake, una remaster? No, un remaster no, ovviamente, però un remake. Ma sapete che ficata un videogioco di Hercules come quello lì? Secondo me sarebbe huge. Io sto continuando a proseguire nella terra degli elfi, La fica. Vamma botta puttani. Lascia. Coglione, era da cazzo. So veloci, gli elfi sono le creature che più odio nel mondo fantastico. Madonna, Kratos mi dà una felicità a usarlo, sì. Come si faceva? Ok, così e così. Oh, merda. Ma guardate questa. Uff. Madonna, che gioco meraviglioso. La cosa che mi piace molto di questo gioco è che non è... Non puoi giocare multitasto. Cioè, monotasto, scusate, lo puoi fare. Ma le combo, se le vuoi fare, cioè, nel senso, cioè, i tasti... Cioè, per fare ste cose, mo non è che ho tante cose io che ho sbloccato. Però qualche cosa, mo questa non ve la posso far vedere perché non c'è nessuno, ovviamente. Qualcosa l'ho sbloccata e mi diverto a concatenarle. La cosa che mi dispiace è che non c'è un counter delle combo. Quindi niente, ragazzi, io ci tenevo a condividere questa storia con voi, ma per il semplice motivo che secondo me anche voi penserete le stesse cose che ho pensato io. Cioè, che è follia. E poi a me non è che mi arrabbio, perché non è che fa arrabbiare, però, cioè, ah sì.
Ah sì, ma che vuol dire? Ma che vuol dire le persone come te non devono entrare allo stadio? Ma che significa? Che vuol dire spegni le notifiche? Come si chiama l'app? Voi invece come state? Che cosa vi è capitato di strano ultimamente? Madonna, come odio questi schifi! E guarda, questi sono tutti i tifosi da Lazio in Curva Nord. Guarda lì, guarda. Appena hanno Interderby, boom, escono fuori. Niente. Quello come si apre? È il corvo, guardalo. Ma guardate uno che deve fare, frate, ma è incredibile. Guardate uno che deve fare, non so manco se è la strada giusta questa, sinceramente, non credo. Non mi dica che devo fare il bounce della vita. Mamma mia, sì, sono Tiger Woods. Non penso di smettere di giocare a questo gioco, sì, lo voglio platinare. Ho visto anche che i trofei non sono semplicissimi, eh. Comunque, regà, nel senso, basta, cioè, volevo solo raccontare di giocare a sto gioco. E ho finito la mia storia, quindi in realtà, niente. Se vi piace questo formato, chiamiamolo così, in cui vi racconto delle storie mentre gioco ai videogiochi, fatemelo sapere. Possiamo mantenere God of War, possiamo andare su FIFA, su COD, su qualsiasi tipo di cosa. Noi comunque dovremmo vederci domani, perché domani dovrei mettere delle sdrogo corse, così, perché so pazzo. Lunedì esce il DMB.